Questa è la partita tra Francesco Marigo e Carlo Metta al campionato italiano di Roma, l'hanno giocata il 12 di novembre. No, forse il 12 era. Insomma, Il la 13, domenica, il il 13. 13, ok. Il nero è Carlo Metta, bianco Francesco Marigo. Che ci sta commentando la partita? Fino a qui tutto normale. Sì. E adesso vediamo cosa fa nero. Credo che le opzioni normali siano o nell'angolo o venire qui. Forse anche magari stabilirsi sul lato, Sì, ma forse ancora più diffusa è di recente no? Là. giocare per Esatto. chiudere, per Sì, sì, sì. controllare È questo vero. angolo. È vero. Perché se nero controlla questo angolo, è vero che bianco può attaccare la pietra nera, ma la pietra nera ha ancora molte Credo possibilità. che di solito si faccia così. Sì, questa è la mossa che ho giocato io da bianco. Però ultimamente non è molto comune questa mossa. Perché come forma è la migliore localmente, ma lascia molte debolezze e invece una mossa sul lato libero è Sì. diventata più comune. Ok, capisco, perché tanto questa non ha la possibilità di fare una base così facilmente. E a nero lasciamo questa. Sì, nero avrebbe la possibilità di giocare una mossa in mezzo al suo lato che estende lo shimari. Sarebbe una buona mossa, ma anche bianco dopo avrebbe un'ottima mossa sul suo lato. E così ci sarebbe una partita di vaste aree di influenza. Invece il nero decide di sfruttare subito la debolezza di bianco, che è il problema per cui Sì. adesso questa mossa non è più tanto comune. Ah, parentesi. Qui si potrebbe pensare di dare a tare la pietra da quest'altra parte, ma questo è possibile farlo solo se la scala è favorevole, diciamo. Sono sfavorevoli tutte e due, Sì. sia questa che quella. Vabbè, Sì. proviamo a Lo vederlo vediamo. comunque. Sì, allora, una è se bianco difende da questa parte, per esempio, parte la scala di qui. E l'altra è invece se bianco difende così o così Sì, da questa parte. l'angolo sarebbe troppo grande. Esatto. E questa tra l'altro è una forma assurda. Sicuramente almeno È una forma solida questa è ma la. troppo sovraconcentrata. Esatto. E comunque sì, l'angolo è immenso. Per cui bianco ha giocato ieri. Sì. Ora è importante non farsi separare e mantenere unito il muro. Si potrebbe pensare anche questa, che lascia un solo punto di taglio, ma questa d'altra parte fa più pressione a nero nell'angolo. Ci sono pro e contro, difficile dire quale sia meglio. Ecco, adesso se bianco giocasse questa mossa non minaccerebbe la cattura di nero. No, sicuramente. Quindi è una perdita di tempo. Se fate delle domande, Io volevo parlare. sì, falla tranquillamente. Perché questa era necessaria o no? Cioè, perché era necessaria o no? O forse veniva chiuso troppo? Se nero non fa questa mossa,
Bianco. Cioè, poteva punirti di averti fatto questa, no? Se non era... Sì. Vediamo. Sì, bianco riduce la forma di nero. Allora, spontaneo questo. Ecco, questo... Però poi, allora, su questa bianca normalmente nero viene qui e non sembra una bella forma. Anche solo così. Infatti quello che bisogna fare questo. Era comunque molto brutto. C'è questo taglio, non è che sia proprio una passeggiata, perché tra questo e questo. Ma nero anche poche libertà. Oppure nero potrebbe rispondere in questo modo, ma lo stesso viene catturato sempre con qualche debolezza nella forma di bianco, ma è troppo pericoloso per il nero. D'altra parte, se adesso bianco risponde a questa mossa, abbiamo già detto, nero non è costretto a giocarne un'altra. No, sicuramente questo per questo non dovrebbe dar problemi. Di solito i problemi ci sono magari su queste. Però è molto ampio. Sì, non assicuro che qualche forma di co molto complicata ci possa essere. Però sicuramente non co semplice ad un passo. Però. No. Perché ha tante libertà. Quindi questo sarebbe co, giusto? Proprio già qui. Ah, sì, subito qua. Provare a tornare indietro nella sequenza. Allora si può provare qui. Perché altrui Ah, perché non semplicemente qui? non è qua. Almeno Questo sembra cerchi. troppo lunga. Ah, dici? No, voglio dire, il nero sopravvive. Sì. E non ha risposto a bianco. Sì. Sì, così Tre potrebbe secchi tenere un dovrebbe secchi, essere. ma non avrebbe il tempo di fare questo secchi adesso perché ci sono troppe debolezze. Infatti. E questa proprio che è il taglio. Bianco allora gioca nell'angolo. Allora, io mentre guardavo la partita mi sono detto, ok, questa è naturale per due ragioni, perché quell'angolo è ancora aperto, perché questo è molto ampio, no? E quindi insomma è un lato su cui giocare. Per contro, avere tutto questo muro, se, lasciando invadibile il lato, perché cioè, se nero viene qui comunque ci si stabilizza, Sì. questo è evidente, oppure così, e boh, forse così. Ecco, così non sarebbe molto buono per questo muro, ha troppe debolezze. Infatti, per cui mi sembrava qua, cioè gli chiedevo perché magari allora non Sì. giocare qua. Mi dava l'idea di essere un po' lento lo sviluppo di bianco, quello di nero è molto più Più veloce. efficiente. Però Non molto, ma leggermente, quello che se basta. nero viene qui, bianco può giocare per primo su questo lato, no? Mentre se è nero che viene di qua, può esserci bianco. Sì, è possibile. In ogni caso credo di pagare leggermente la debolezza di questo Sì. muro, perché anche in questo caso saranno molto più facili delle invasioni di nero in quest'area. Sì, quello sì. Infatti poi dopo qualcosa lì ha fatto. Quindi andiamo qua. Penserei anche a un approccio più alla distanza.
per il seguito della partita, e dal mio approccio vicino, è nata una influenza forte di nero in quest'area, che non sono riuscito a compensare con una buona struttura su questo lato. Quindi, pensando a posteriori, preferirei un approccio più alla distanza. Vediamo come è andato. Così è più sicuro che si riesca a stabilirsi sul lato. Cioè, stando un po' più lontano... Sì. E l'influenza di questo scimario sul tavolo di meno. Non male, nero ti ha giocato qui. Sì. Ora potrei scegliere tra un salto in verticale o una mossa più orientata verso il lato. Questa non mi piace molto perché normalmente è seguita da un attacco a questa pietra, ma non mi piace in una situazione in cui la posizione nell'angolo di nero è solida. Non ti può bastare, so, giocare qui o uscire. Uscire, sì. Intanto però duco nero a guadagnare altri punti. E per quanto alto sia il mio muro, non sarà facile attaccare questa pietra. Però si può pensare. Comunque la situazione è un po' migliorata. È stata pagata con questi punti, però adesso è un attacco più facile. Sì. La partita. Naturale per nero separare le pietre bianche che sono un po' lontane. Sì. Adesso avete giocato un Giuseppe che non avevo mai visto. Sì. Cioè, questo inizio sì, visto tante volte, ma l'altro proprio è quella variazione, è la prima volta che la vedo. Perché è abbastanza comune giocare qui. Sì. E la situazione si sviluppa in un modo piuttosto semplice, uno scambio di direzioni. Ora il bianco può decidere se spingere un'altra volta e poi completare la forma in modo anche da difendere il taglio. Sì. Oppure osare un po' di più, ci saranno dei problemi con il taglio, che dipendono da una scala, ma essenzialmente il risultato è lo stesso. Bianco guadagna un po' di territorio nell'angolo e anche una base per attaccare una pietra, e nero può giocare un'estensione sul lato. Questo era quello che mi aspettavo, ma nero ha cercato un'altra soluzione migliore per lui. Invece di giocare questa mossa, ha giocato questa. Adesso. Ci sono da pensare un po' di possibilità. Se bianco gioca la mossa che abbiamo visto nell'altra situazione, qui nero è un po' più forte nella zona dell'angolo e allora può permettersi di fare. Non subisce più l'attari che prenderebbe. Sì. Si può fare. Per questo bianco cerca un'altra soluzione. E quella che abbiamo giocato è un Giuseppe piuttosto lungo, che però si è rivelato sfavorevole a bianco. Forse una soluzione semplice sarebbe di connettere le proprie pietre si lascia questo nero che è grosso. Sì. E bianco può controllare questa pietra creando una forma forte. Questa assolutamente no, stavo pensando che non se ne fa questo. Ecco, e questo è il problema, nero gioca qui e bianco deve uscire, non può lasciarsi confinare. In realtà è la forma di un Joseki
che si gioca una linea più in là verso il bordo, cioè la, lo Tsukenobi, sì, no? Che però è Joseki una linea più in basso, se non ricordo. Se non ricordo male, bianco viene qui. Sì, il fatto è che qua nero ha sempre una, la possibilità di fare una mossa molto grande nell'arco. Quella è più grossa del solito. Però ecco, pensando alla direzione di gioco, questa forse sarebbe più giusta. Localmente è leggermente svantaggiosa per bianco, perché la base di bianco è molto astratta. Sì. Quindi il gruppo di bianco non è ancora forte. Dovrà indurre nero a fare dei punti su questo lato per poter dopo giocare sull'altro lato e attaccare le due pietre nere. Ah, tu pensi che si possono attaccare? Sarebbe andato un po' come nel piano iniziale, almeno la forma di nero. Ad esempio così, nero costante, farei in modo solito, e poi bianco, per esempio, gioca la mossa. Non è ancora un attacco molto forte, però nero è un gruppo isolato. Può diventare un problema. A questo punto, se si vuole attaccare questi due, non converrebbe spingersi più vicino? Se vai più vicino, quando il nero si rinforza, bianco è più attaccabile. Ok. Supponiamo che invece tu non decidi di fare questo. E regio. Però qui la forma era da completare. Adesso il taglio di nero è molto fastidioso per bianco. Perché vedi che così bianco viene confinato in questa zona. E in questa zona non ha ancora una base grande. Oltretutto nero farà un muro verso il centro che dà molta influenza. Invece, quello che abbiamo scelto, scusa, ripetiamo la stessa. Sì, questo scambio si fa e poi bianco taglia, perché è importante fare prima questo scambio del taglio, perché qui poi dopo ci scambia oppure tagli prima. Sì, se giochiamo la sequenza senza questo scambio, quindi c'è stato un taglio, adesso tocca nero, può giocare questa. Ecco, in questo caso c'è una scala favorevole a bianco, quindi nero prima deve preoccuparsi di salvare queste pietre, ma mettiamo che bianco voglia evitare a nero una forma molto forte verso il centro. Nero adesso cattura. Invece pensate, se c'è uno scambio bianco per nero, questo non si potrebbe realizzare. Perché adesso bianco gioca qua. Va bene. Quindi siamo così. Siamo così. Allora nero dà la carica dall'altra parte. Difende naturalmente. E nero deve giocare per estendere le libertà di queste pietre, perché rischia di essere catturato in scala, non solo in scala ma anche in rete. Bianco continua a mettere sotto pressione queste pietre e nero esce. Adesso
il combattimento è fra questo gruppo di pietre nere e questo gruppo di pietre bianche, perché le altre pietre esterne di nero e di bianco hanno spazio per muoversi. Sì, su un taglio nero qui il bianco risponderebbe, però andando sul lato. Sì. Ecco, qui bianco non ha altra scelta che una mossa molto aggressiva, perché se si accontenta di prendere poco spazio sul lato, nero guadagna lo spazio vitale, quindi non avrà più problemi da questo punto in poi, mentre bianco continua a essere confinato in una zona piccola, potrà sopravvivere ma a costo di farsi chiudere in una piccola zona e quindi far rinforzare nero. Qui non sai bello giocare così. Prego. Se giochi lì... Ah sì, perché devi tornare, tornare a difendere. È come giocare subito qua e dopo fare questo scambio. Non è detto che questo scambio sia il migliore per nero. Cioè. Magari più avanti nella partita potrebbe usare la debolezza di bianco in un altro modo. Quindi, il bianco gioca doppio anello. Al che nero non può giocare per catturare questa pietra. Non è andata così, perché questo no. È il sogno di bianco. Questo è il sogno di bianco. Se nero cerca di catturare questa pietra, bianco riesce a catturare le due pietre nere, che sono molto più importanti, perché permettono a bianco di collegarsi. Allora nero dà a fare dall'altra parte, mirando all'attacco su queste tre pietre. Questo attacco lo può portare fino in fondo, perché bianco ha solo tre libertà. Allora, il bianco ha tre libertà, nero ne ha due, però con delle pietre che aiutano, e quindi nella gara di velocità tra la cattura di questo gruppo bianco e questo gruppo nero arriverà prima nero. Vediamolo, perché viene giocato. Con una libertà in più. Sì. Bianco occupa la penultima libertà, ma nero c'è la pietra bianca e bianco perde un tempo dovendo catturare questa pietra. Adesso il nero quindi arriva prima. Bianco è vissuto nell'angolo e riesce anche a collegarsi sul lato volendo. Sì, più avanti però, potrà servire questa sequenza per collegarsi. Ma non è da giocare adesso perché perde l'iniziativa. Sì. Ah, vabbè, bianco fa più punti comunque spendendo di qua piuttosto. E, certo che questo insomma diventa difficile andare a invadere qui. Non dico che sia impossibile, però insomma, si prenderà un bell'attacco. Oltre che comunque ero di punti ne ha fatti tanti. Sì. Sono 10. Diciamo almeno altri 6, proprio di così, quindi probabilmente una ventina di punti si possono calcolare. Sì. E se nero posso fosse venuto qui? Bianco? Bianco. Beh, sì. Non aumenta le proprie libertà. Sì. E quindi da solo un prigioniero in più. Sì. Meglio allora giocarlo di qua. Non veniva fuori una scala? No, non è così la forma finale. Volevi vedere un po' di mosse fa? Sì, sì. Torniamo. Adesso, eh? Va bene? Sì. Sì. Bianco? Ok. Così non guadagni libertà. Nero difende e bianco ne ha sempre due.
E che cosa può fare adesso? Se ci fosse una libertà in più lì, questo praticamente funziona, no? Questo minaccerebbe la scala. Che se non deve andare di questa scala, se Nero deve venire di qui, con questo esci, però purtroppo la libertà non c'è. Quindi in questo caso Nero catturerebbe bianco, comunque, dando ancora più prigionieri. E queste non servono a nulla. Questa sequenza, che per molti sembra favorevole a Nero, è considerata Joseki perché, beh, intanto partivamo da un angolo nero, quindi è normale che Nero abbia un leggero vantaggio. Poi Bianco è riuscito a fare pochi punti nell'angolo, ad avere una certa influenza su questo lato. Nero fa sì 10 punti, ma in realtà i punti non sono così tanti. La forza, il vantaggio per Nero è soprattutto l'influenza che questo gruppo dà. Questo è un gruppo forte, vivo sempre. Ecco, in questa partita... Se qui era bianco era pari, vuoi dire? Sì, è considerato pari. Localmente su questo lato, se qui era bianco era sì, pari. Sì. Cioè, a colori scambiati tra i due angoli sarebbe stato meglio per bianco. Sì. Cioè, meglio in assoluto, non lo so, meglio che in partita... In questa partita dovrebbe essere leggermente favorevole al Nero, perché la forza di Nero va proprio in direzione dell'altra forza data dall'Ushimari e quindi creano una zona di forte influenza nera, una grande zona. Adesso Bianco deve estendere questo muro, perché una mossa di Nero in mezzo a questo lato indebolirebbe molto le pietre. Ah no, beh, c'è da dire che Bianco ha sempre la possibilità di collegarsi. Sì, sì. Però è una cosa che Bianco può fare solo prendendo l'iniziativa. Mi sembra naturale estendere questo muro. Ecco, e qui Nero sfrutta subito il difetto di questa forma. Con questa mossa che rende effettivi entrambi i tagli. Bisogna connettere per forza. Sì, qua c'è da scegliere da quale parte connettere, ma se si connette da questa parte il taglio di Nero funziona. Esatto. E Bianco si ritrova diviso in due parti difficili da gestire. Così il taglio di Nero non funziona adesso, però Nero può fare una mossa che minaccia il taglio e intanto gli permette di costruire un gruppo sul lato. Adesso Bianco deve difendere il taglio, prima può minacciare la cattura di questa pietra e poi difende il taglio in questo modo. E qui la situazione di Nero sembra promettente, perché dopo questo ulteriore scambio Nero si è insediato nella zona di influenza bianca con un gruppo abbastanza forte. Bianco ha una sua zona di influenza, ma ha molte debolezze. Intanto è ancora invadibile o riducibile da queste parti, e poi c'è soprattutto l'invasione in 3-3. Solo che sarebbe troppo lento a questo punto fare una mossa per difendere l'angolo. Certo. Perché Nero potrebbe sviluppare il suo moio con un'ottima mossa che potrebbe nello stesso tempo creare una zona di influenza e anche indebolire queste pietre che erano un muro forte prima, ma se ci si giocano molte pietre intorno cominciano a non avere più un'area, a non avere una base. Bianco decide di invadere subito.
come si fa spesso, si invade in mezzo a una vasta area di influenza per avere delle estensioni equivalenti in due direzioni, perché se si invade più vicini ai bordi, l'avversario può attaccare la pietra ed estendere la sua area. Il gruppo. Ah, io non me lo ricordo mai. Perché non tagli? Ah, non me lo ricordo mai, sì. Ogni volta. È vero. Allora, cominciamo a dire che questa mossa è buona perché è quella che più impedisce a Bianco di fare una forma, una forma che controlli un'area e quindi faccia degli occhi per vivere. Ecco, però sembrerebbe esserci un taglio. Solo che Nero può gestire facilmente questo taglio, avendo molte pietre nelle vicinanze. Se Bianco gioca qui, Nero non si preoccupa immediatamente di collegare queste due pietre, perché è difficile, ma può chiudere da lontano l'avanzata di Bianco. In realtà, giocando, provando a tagliarti, sei chiuso ancora di più. Ecco, sì, se vuoi, appunto, se adesso provi a tagliarmi, per esempio, qua... come la possiamo estendere semplicemente, vedi che adesso la forma del bianco è molto fragile e si ritrova diviso in due parti. Anche Nero avrebbe delle debolezze, ma con tante pietre vicine che lo aiutano non è facile separare ed attaccare Nero, quindi Bianco rimane confinato nel lato ed è difficile sopravvivere. Quindi è normale per Bianco saltare verso il centro. Ecco, questa mossa si potrebbe, è opinabile, perché è sicuramente l'attacco più severo, però Nero potrebbe accontentarsi di spingere Bianco verso il suo gruppo più forte e poi creare una zona di influenza sul lato. Difficile dire. Difficile dire se questa sia buona o no, perché come attacco è sicuramente più efficiente, però non si vede quello che Nero sta costruendo se aggiunge delle pietre in quest'area. Sì. Rischia che Bianco rovini la zona dove Nero può fare più punti. Bianco qua deve stare attento a non lasciare tagli, non potrebbe estendersi più di così, né da una parte né dall'altra, perché ci sarebbero sempre punti in cui Nero può tagliarsi. Sì, quando si vuole attaccare severamente, di solito si gioca in testa nella direzione in cui Bianco si sta estendendo, in cui l'avversario si sta estendendo. Però vabbè, adesso poi giochi, sì. Infatti qui e questo sembra che ok, Bianco ha fatto pochi punti ma si è stabilito nella zona. Con una cosa del genere si va un po' ad attaccare qua, più che con questo. Sì, sembrerebbe che Nero cercando troppo di attaccare il Bianco finisca per non ottenere quello che vuole, perché Bianco può rinforzarsi in questa zona e Nero non ha costruito un'influenza efficiente. Quindi forse era preferibile scegliere una direzione lungo cui attaccare e costruire qualcosa in quella zona. Però di nuovo è difficile valutare. Adesso però Bianco è contento di fare questa mossa. Nero lo fa vivere tranquillamente, sì. Però fa qualcosa qua. Sì. Quello che ha guadagnato Nero è un
paio di pietre verso il centro che rendono questa zona di influenza nera. E poi all'iniziativa, che è importante, perché può andare nell'angolo, come adesso fa. Ma essendo che quell'angolo era anche con un'altra pietra, si può invadere forse, no? O riduce. Se gioca bianco? Sì, se gioca qui nero, no? Bianco sì. Lo può consolidare completamente quello? Beh, 3-3 probabilmente sì. Io giocherei qua e direi che questa zona è abbastanza sicura. Sì, però come quello che avrebbe preso lui giocando qui, no? Questo intendevo. Come equivalenza di punti. Ecco, questa mossa la penserei solo nell'ottica di attaccare questo gruppo in futuro, perché in termini di punti quanti ne può valere una mossa del genere? Massimo 15? Ed è 15 punti, sicuramente li prendi nell'angolo. Ah, come invadendo. Tra quelli che in termini di punti saranno al massimo questo quadrato. Sì. Però adesso bianco chiude l'angolo, no? Però adesso tocca a nero, quello volevo intendere. Sì, tocca a nero. È un ragionamento che faccio. Potrebbe ridurre il bianco, però se invade in questa zona, bianco prende più grande, tutto no? Quest'area. Perché se nero viene qui e ci vive, comunque 6-7 punti lì li fa, ne toglie tanti a bianco. Eh sì, però secondo me ha già più punti. Può valere quasi il doppio. Questi? Sì, sì. Vabbè, però secondo me è più grande. Cioè, se tocca lui e andando lì non ci sono rischi, aumenta ancora il vantaggio. Considera anche che le invasioni in 3-3, quando le estensioni dall'osci sono abbastanza lontane, come in questo caso, o finiscono in sempre per nero, nero mantiene l'iniziativa e quindi dopo può fare una mossa grande su questo lato, come dici tu, oppure bianco, per avere l'iniziativa a suo vantaggio, dovrà lasciare nero più punti. Va bene? Comunque, se bianco gioca su questo lato, non è che faccia tanto per lui aperto. Sicuramente, però questa è una zona questo importante. Questo forse sente, in effetti, però... Sì, sì, è grossa. Ah, ho capito cosa intendi, sì. È solo un... Sì, se bianco gioca qui è solo un togliere punti sì, sì. A nero. È vero, questo è vero, sì. Piuttosto che dare dei punti bianco. Però, ecco... Ci si può pensare una mossa da queste parti perché oltre al territorio il gruppo bianco ne viene indebolito, quindi avrebbe questo senso. Ecco, adesso il tuo scopo è lasciare cercare il centro o chiudere per bene? Ecco, il mio scopo è sicuramente cercare il centro, perché se lascio vivere bianco e nero qui, anche piccolo ma in centro, la sua iniziativa la può usare per ridurmi quest'area e quindi di tutto quello che avevo mi rimangono non più di 20 punti. Ecco, normalmente la mossa che si fa per mantenere l'iniziativa è questa, che come dicevamo poco fa lascerà qualcosa di più a nero, ma mi dà l'iniziativa in alcune varianti. Oppure in altre varianti, come nello specifico quella che abbiamo giocato, darà a me più punti nell'angolo, però a costo di lasciare a nero della influenza esterna. Perché nero gioco qui. E nero va a catturare questa pietra. Adesso bianco ha una scelta. Quella per mantenere il sente e completare il muro è questa. Nero cattura. Bianco minaccia questa pietra e solitamente il nero risponde, perché anche se è un co, ma se bianco vince questo co, la forma di nero è troppo fragile. E adesso bianco può considerare il suo muro già completo, c'è un taglio ma è abbastanza difendibile. E quindi bianco potrebbe usare la sua iniziativa o per espandere ulteriormente la sua area o per ridurre quella di nero. Va bene?
forse in questo caso... La molto mi preoccupa questa mossa da nero, cioè da bianco se la fa nero, perché sì, è sì. Si quindi potrebbe essere il caso di fare, non so, una mossa così, potrebbe essere un po' lenta, così più rapida ma lascia più debolezze. C'è anche da pensare. Oppure un salto. Invece, la mia scelta, forse non molto felice, è stata di prendere queste due pietre. Perché vuoi fare i punti? Sì. Però ne fa anche un po' nero qui. Ne fa anche nero. Sì, ok, gli avrebbe fatti lo stesso nell'angolo, comunque in effetti. Quello che ho pensato è che la mia formazione su questo lato aveva molti punti dove poteva essere ridotta, quindi piuttosto che costruire qualcosa di grande ma vago, ho preferito prendere punti concretamente. Il problema è che anche nero prende qualche punto e soprattutto rinforza questo gruppo che in altri sviluppi poteva essere più debole. Nero prima sacrifica una pietra in più per avere delle possibilità future. E questo serve perché poi hanno poche libertà queste bianche, quindi diventa sette praticamente qualsiasi mossa nera. Sì, tipicamente questa. Quindi nero sta apparentemente facendo rinforzare bianco, facendogli chiudere quell'area molto in grosso. E se la vuole ridurre, che non è questo momento. Adesso sì. Forse un'invasione profonda è impossibile. Sì, un'invasione profonda sarebbe facilmente. Sì, perché non c'è taglio per la connessione. Sì, bianco ha molti meno problemi di taglio perché ha sempre la possibilità di questa connessione. Questa è un'ottima mossa. Bianco potrebbe difendere passivamente, ma a questo punto nero considererebbe questo scambio come un suo vantaggio che ha fatto mantenendo l'iniziativa, e potrebbe usare questa iniziativa per giocare in un punto grande, e a questo punto della partita è sicuramente questo un punto più grande, questo lato. Allora bianco cerca di attaccare in grande, però non è facile. E qui probabilmente dopo un overplay, perché sarebbe stato più saggio forse collegare, rimanere solidi, e nero in qualche modo riesce a salvare queste pietre, però sono sempre un gruppo debole, bersaglio di un attacco, ad esempio in questo modo. Il nero può scappare, però bianco può pensare adesso di fare un doppio attacco su queste pietre e su queste. E poi ha giocato questa mossa che gli dà delle riduzioni. Qui. Va bene. Ecco, questa sequenza è giocata puramente allo scopo di mantenere il territorio, ma a costo di dare a nero molta forza centrale. E poi qua ci sono anche delle imprecisioni da parte di bianco. Invece di questa mossa sarebbe meglio collegare. Qui. E adesso invece di questa mossa sarebbe meglio prendere qualcosa in più, perché tanto bianco non ha problemi, per il solito motivo che può collegarsi. Adesso bianco perlomeno ha l'iniziativa, però ha dovuto lasciare molto a nero. Qui nero risponde molto solidamente. E nero ha preso punti anche qua, però. Sì. Adesso ho pensato che una mossa grande su questo lato
non fosse abbastanza, per cui ho cercato qualcosa di più aggressivo per avere più prospettive da un attacco. Quindi gioco nel punto chiave di questa forma per poi cercare di attaccare queste pietre o di ritrovarne qualcosa al centro. Nero riduce ulteriormente il territorio di qua e costringe bianco a connettersi. Quest'ultima mossa di nero sembra un po' lenta, perché nero avrà tutto il tempo di farla dopo, bianco non ha modo di guadagnare tanto in questa zona, potrebbe al massimo catturare una pietra. Quindi per nero sarebbe importante giocare su questo lato, o anche solo fare una mossa per aiutare queste pietre. Beh, pure dare a parte. Anche se il colpo. Dove? A quello? Sì. No, sì. Ma c'è sempre tempo di farlo. No, ma infatti comunque ci sarebbe comunque tempo. Sì. Adesso dà la possibilità. Se bianco prova a catturare questa, nero lo può fare, data vicino lì e poi scende. Questa mossa ha dei buoni sviluppi perché permette di ridurre. È bianco giocato ad esempio qua, ma questa riduzione non vale quanto occupare un punto grande sul lato o rinforzare questa pietra. Bene, adesso bianco taglia, e nero sì. La parte prende il punto grande sul lato e bianco ci si butta dentro perché ormai si sente proprio in svantaggio. Va bene, quindi da questo scambio nero ha definito dei punti, ha definito un'area su questo lato e ha lasciato a bianco un muro esterno che potrà servire per fare dei punti in centro, però il centro rimane ancora abbastanza aperto. Infatti nero fa questa mossa buona, perché adesso bianco potrebbe al massimo tagliare e mangiare una pietra, ma è poco. Quindi bianco deve cercare un attacco più grande. Questa, con l'obiettivo proprio di attaccare il gruppo di queste due pietre insieme. Ma nero sembra unirsi facilmente. Ora bianco potrebbe giocare per unire queste pietre che possono avere dei problemi se tagliate, però non può permettersi di perdere queste due pietre, lascerebbe nero molti punti e nero già aveva conquistato quest'area, bianco sperava di fare qualcosa in centro, così sarebbe una sconfitta. Quindi bianco continua con l'idea di fare il centro, a costo però di indebolirsi in questa zona. Ecco, così il bianco ha conquistato un'area in centro, ma adesso viene sconnesso e bianco è leggermente troppo lontano, queste tre pietre sono un po' troppo lontane dalle altre per connettersi. Perché potremmo pensare qui una mossa del genere, questa sì, uno le unirebbe. Però cosa succede?
Nero connette le sue, bianco adesso per connettersi deve fare questa mossa, e nero riduce lo spazio vitale di bianco. Adesso tutto il gruppo di bianco non ha occhi, può forse farne uno qua, ma qui non ha la via sufficiente per connettersi e non è anche per fare un occhio. È molto rischioso, molto pericoloso, considerando sempre che questa mossa minaccia il taglio. Sì. Sì, perché questo è probabilmente quello di tutte queste pietre, ma forse non queste altre. Ecco. Quindi non resta bianco che andare. E nero può catturare queste tre. Più grosse sono queste rispetto al taglio di qua? Sì, perché? E la connessione... tu proponi questa? O questa? Ma diciamo una delle due, l'idea è che se il nostro adesso toglie qui. Sì, può catturare una pietra, ma in cose. Sì, è andata così infatti. Nero gioca qua. Ecco. Sì, ok, così è sicuro, sì, è vero. E nero ha ancora l'iniziativa per fare una mossa grande. Che può essere questa connessione lungo il lato. Oppure. Ah, scusate. È rimasta sempre la mossa di prima. Sì, non è detto che nero abbia immediatamente guadagnato più punti, però di sicuro non li ha persi, insomma. Dovrà comunque poi tornare lì a chiudere qua. Sì, pensando a qualche mossa prima, nero ha potuto giocare per primo su questo lato, bianco a quel punto doveva fare del territorio in centro, che ha fatto, ma dovendo lasciare ancora qualche punto in più a nero. Sì. E quindi la partita sembra avviata verso un leggero vantaggio di nero, leggero ma sicuro. Sì, sembra che sostanzialmente state mantenendo le distanze, perché alla fine hai preso l'angolo, però hai ceduto qua, no? Subito, questo pezzo. Hai fatto il lato, ma hai... poi di fatto hai perso questo e questi punti, però hai preso questi, ma lui ha preso questi qua, quindi hai fatto qualcosa qui, quindi insomma effettivamente le distanze non sembrano diminuire. Andiamo un po' avanti. Sì, nero. Sfruttare questa. Ecco, questa è la famosa mossa che minaccia di recuperare queste tre pietre, per cui bianco non può rispondere semplicemente separando qua, perché altrimenti nero così guadagnerebbe libertà, e adesso il semeai tra queste tre bianche e queste quattro nere viene vinto da nero, probabilmente. Non è ancora facile, però consideriamo che c'è anche... se bianco fa una mossa per guadagnare più libertà, così, nero ha ancora la possibilità di collegarsi con un po'. Va bene. Che essendo già in vantaggio, sarei stato costretto a lasciargli qualcosa. Beh, è un commenso, cioè nero solo da guadagnare. Questa è sempre per il nero. E poi può collegare con il co. Va bene. Quindi, il co in cui i giapponesi li chiamano il co in cui si vedono i fiori. Mm.
uno dei due giocatori che si dice? Sì, almeno non ti so dire in giapponese come sia, la traduzione inglese è flower viewing ko, quindi un ko dove vedi fiori, perché è come un regalo che ti portano, no? Cioè per te è bello, per te che non hai nulla da perdere, per l'altro no. Adesso nero gioca da un'altra parte, ma c'è da considerare che bianco ha sempre questa mossa per catturare almeno 4 pietre. Sì, o 4. Sì, questa riduzione forse è nata un po' male con questo scambio, che dà a nero un falso occhio. Per nero probabilmente era preferibile giocare subito i tessugi di contatto. Rimane l'ultimo punto grande questo lato. Una domanda. Qui, a posto di giocare qui, come io fare subito il salto della scimmia qua. Ah sì, il salto della scimmia si può considerare. Però in questo caso potrebbe finire in cotte, bisogna starci un po' attenti, per esempio così. E se vuoi, se hai fatto il salto della scimmia probabilmente vorrai anche difendere queste due pietre. Non è detto che qua bisogna pensarci un attimo, ma probabilmente no, ma nero non deve difendere questo taglio, non è costretto adesso. Quindi ho fatto una mossa che vale leggermente meno in termini di punti, ma mi permette di mantenere l'iniziativa. E infatti ho giocato in questa zona che è più grande. Ecco, questo è l'ultimo tentativo di bianco. Ecco cosa è successo, il nero ha ignorato una mossa di bianco in questa zona per prendere un punto grande. Le due cose sono quasi equivalenti perché qui bianco ha catturato 3 pietre, quindi fa circa 7 punti in più di territorio, ma nero ha la possibilità di togliere tutti questi punti a bianco. Bene. Circa la stessa cosa. Sì. Ora nero gioca qui, bianco facendo i suoi conti vede che è un po' indietro e allora fa un overplay che è come la mossa per abbandonare, perché qua se nero rispondesse senza attenzione così, bianco potrebbe fare un'altra mossa. E questa varrebbe dei punti, no? Ma a pensarci meglio, il problema di nero rimane. Quindi questa c'è. Sì, questa c'è. Quando nero gioca qui, minaccia questa mossa, che è una minaccia sia per queste due pietre che per queste.
dopo lo scambio nero per bianco, perché naturalmente bianco non vuole lasciare scappare quelle pietre. Nero può giocare qui e bianco ha solo 3 libertà. Va bene? Quindi la partita è andata così, che bianco ha giocato questa e nero giustamente ignora per prendere... Bianco gioca questa mossa e nero ignora per prendere questo punto più grande. Bianco cerca di chiudere. Ah, ecco, non capivo. Ah, va bene. Sì, è stato un po' di tempo. Torniamo indietro. Bianco. Nero. Bianco cerca disperatamente di catturare tutto. E nero. Bianco abbandona, perché se adesso salva queste pietre, nero così cattura le 4 bianche. Cosa poteva fare bianco? Sì, subito. Poteva giocare qui subito, anche nero avrebbe semplicemente fatto questa riduzione e poi avrebbe preso questa non c'è, scusate, e poi prenderebbe un punto grande. E cosa c'è in questo caso? C'è questo o anche salvare 4 pietre. Questi sono 8 punti. Questi quanti possono essere? Un po' meno di 8, sì. Questa forse li vale, però non neanche. Saranno 100 punti. Sì, perché può continuare qui che va a collegare con un po' di punti qua sotto, ma non 8. Sì, probabilmente la mossa più grande sarebbe questa. Ah, anche questa è abbastanza grande.